Fai neanche la no, macchina. Grazie, eh. Ciao. Siamo con Dominic Lindis per Roa Sport. Dominic, siete appena rientrati dal raduno di Ramsar col primo approccio sulla neve. Grazie, ecco, grazie. Come sono le tue sensazioni a quando mancava un po' più di mese al via della Coppa del Mondo? Beh, diciamo è sempre bello tornare a sciare e infatti mi è piaciuto anche se il tempo non era bellissimo, però no, era bello e mi sento bene, cioè ci siamo allenati anche bene e cioè, spesso ho avuto anche un calo di performance quando ero in ghiacciaio, invece quest'anno mi sembrava anche abbastanza bene, per quello sono curioso adesso come andrà avanti e sì, diciamo, cerchiamo ancora l'ultimo, sì, così, c'è un po' l'ultimo picco di forma per trovarla adesso per la stagione. Ok, nelle ultime settimane sono arrivate, diciamo, i calendari ufficiali della prossima stagione e vedranno due tappe a Contiolati e due tappe a Ubro, soprattutto Ubro, perché è stata, diciamo, teatro poi del tuo infortunio alle coste l'anno scorso. Ecco. E quanto sarà complicata comunque la stagione nel Ma diciamo innanzitutto mi dispiace che non ci sono tifosi, perché alla fine è quello che fa, diciamo, sì, fa, crea le emozioni allo stadio e alla fine è quello il bello del biathlon, l'atmosfera dello stadio. E, però poi sì, dobbiamo adattarci, alla fine dobbiamo cercare di fare il meglio e io spero che possiamo intanto gareggiare. E poi le due tappe lì non sono le mie preferite, i posti lì, però devo anche lì adattarmi, comunque darò sempre il 100% e poi gara è gara, vincerà chi va veloce e chi spara bene, per quello comunque darò tutto e poi vedremo come andrà. Ok, faccio l'ultima domanda invece sul discorso dei cambiamenti. Tu l'anno scorso hai voluto cambiare allenatore al tiro, diciamo, per dare un po' di cambio sul, diciamo, il discorso degli allenamenti che ha avuto rispetto alle altre stagioni. Ecco, Luchi quest'anno invece ha cambiato dal punto di vista di materiale, ha cambiato fornitore di sci da Rossignol a Fischer. Ecco, come valuti tutti e due, avete raggiunto una maturità tale per variare quella cosa che può darvi quel qualcosa in più anche a livello di performance? Ma diciamo, cambiare sci è sempre un passo grande, se una decisione importante, perché anch'io l'ho fatta già due volte, sono passato da Fischer a Atomic, da Atomic su Rossignol, e alla fine c'è sempre tanto lavoro dietro, perché devi testare tanto, perché hai nuovi sci, devi cercare di trovarti bene, e lui avrà fatto le sue scelte, avrà fatto i suoi test e sì, diciamo, sono decisioni private. Io mi trovavo sempre adesso bene con Rossignol, ho fatto i miei migliori successi con Rossignol, per quello sono contento. Anche perché il regolamento vieta per quest'anno i prodotti non fluorurati e quindi sarà ancora un punto di domanda via, anche al via della prossima stagione. Sì, diciamo, quest'anno sarà un anno in generale un po' particolare, perché partiamo tutti, sì, senza sapere come andrà poi, diciamo, sono ste nuove regole che bisogna vedere come, diciamo, chi ha veramente un vantaggio o chi no. Magari i norvegesi adesso hanno qualcosa in meno, che magari gli ultimi anni ogni tanto avevano qualcosa in più sugli sci, o vedremo se cambierà qualcosa. Intanto noi testiamo sci e anche i nostri skimmen daranno il massimo impegno quest'anno per trovare le migliori soluzioni. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo Dominic. Grazie.